Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui con il 16esimo episodio con la carriera con Donnarumma. In questo episodio ragazzi andremo a giocare la partita contro la Svezia e poi stavo pensando di simulare la partita contro la Bulgaria, perché sinceramente stiamo giocando veramente tantissime partite con la nazionale e saltando un po' quelle di campionato. Praticamente in ogni episodio c'è solo la nazionale, quindi ne vorrei giocare solo una e scegliendo tra Svezia e Bulgaria preferirei giocare questa qui contro la Svezia, anche perché da quello che ho capito, anche se si fanno delle prestazioni incredibili in nazionale, la forma rimane sempre pessima, quindi sostanzialmente sono un po' inutili. Detto questo, partiamo subito con la partita contro la Svezia. Noi ci vediamo in campo, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, siamo allo stadio olimpico, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Italia-Svezia. Stiamo attenti a quel bestione di Ibrahimovic. Attenzione qua, Ibrahimovic, subito per Berga, la finta, per poggia il destro subito! E c'è la paratona con le dita di Donnarumma. Ha provato subito Ibrahimovic, mi sembra. Neanche il tempo di nominarlo. Comunque calcio d'angolo, attenzione, usciamo noi a vuoto completamente. Poi spazza via questo pallone. Mamma mia, l'ho presa io? L'ho salvato, ho fatto il miracolo? Non si è capito nulla in questa azione. L'ho toccata proprio col mignolo. Col mignolo l'ho presa in calcio d'angolo. Attenzione qua, ancora palla dentro, ancora addosso a noi, che blocchiamo e possiamo un attimo calmarci. Quest'inizio non mi sta piacendo per niente. Cos'è? Tutta la partita così, subiamo 50 gol. Appoggia, Candreva, bello di tacco, tutto di prima, poi il destro, tutto bello tranne il tiro che è venuto una schifezza. Qua Johansson, attente cross, palla dentro, ancora su di noi e per fortuna riusciamo a bloccare. Attenti qua, Ibrahimovic, appoggia il destro di prima e palla fuori questa volta. Già 5 parate dopo 25 minuti. Un inizio incredibile per Donnarumma. Attenzione Berg, appoggia per Olson. Olson, la finta. Ancora Olson, con calma. Appoggia per Ibra, palla dentro di testa. No, 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 no. Crescito, crescito. Mamma mia. Ma come ci stiamo salvando in questa partita? Via così. L'ho presa quasi sulla linea. Crescito era impazzito, non so per quale motivo non ha rilanciato Crescito. Boh. Attenzione qua, Ibrahimovic, troppo spazio per Ibra. La finta, poi appoggia subito. Attenzione al tiro, Ibra, la parata. La parata su Ibra. Mamma mia. Dai, resistiamo. Attenzione qua, palla dentro di testa, colpisce Ibra. No, no Ibra, no, non dovevi farmelo questo. Non dovevi farmelo Ibra, porca di quella miseria. Ero indeciso se uscire oppure no, ma forse non l'avrei neanche presa se fossi uscito. Poi Ibra l'ha messa lì nel 7, i miei difensori non ci sono. E subiamo gol al 64esimo e la valutazione a questo punto sarà scesa di molto. 9.5. Ragazzi, se non avessi subito il gol probabilmente avremmo finito con 10, perché veramente dopo quella parata con su Ibra abbiamo guadagnato veramente tantissimo. La Svezia ormai si è chiusa, non fa più niente, c'è solo l'Italia con Insigne dentro per Chiellini che ci prova, mamma mia. Palla comunque fuori, il nostro capitano Giorgio Chiellini. 8.7 intanto. 8.4. Ragazzi, deve finire la partita qua, altrimenti scendiamo al 6, sono sicuro. 8.1. Guardate come scende in fretta, ma perché? Finisce qui, non c'è più tempo, noi concludiamo con 7.9 se non sbaglio, esatto. Comunque 3 tiri bloccati, 4 tiri respinti. Se non fosse stato per quel gol, forse saremmo arrivati al 10. Anche perché quando la Svezia ha segnato, si è chiusa in difesa e non ha fatto più niente. Andiamo avanti nel calendario, la forma è rimasta sempre pessima. Questo perché anche se prendiamo 10 in nazionale, la forma rimane sempre così, perché in nazionale la forma non conta. Purtroppo questo partitone è arrivato con la maglia della nazionale. Se fosse arrivato con la maglia dell'Arsenal, a quest'ora saremo in forma buona e avremo giocato tutte quante le partite. Comunque andiamo a simulare questa partita, l'abbiamo pareggiata 1-1, perché comunque ragazzi secondo me sono partite più o meno inutili, anche perché già nello scorso episodio ne abbiamo fatte due, adesso ne abbiamo fatto un'altra. Se giocasse anche la partita contro la Bulgaria poi sarebbe solo nazionale, allora preferisco simularla. Comunque abbiamo fatto gli allenamenti, ci stiamo avvicinando piano piano agli 86 e andiamo avanti nel calendario aspettando la partita in cui siamo titolari. Incredibile, siamo in campo contro il Leicester. Non me l'aspettavo, nonostante la nostra forma pessima. Sei convocato per la prossima partita, grazie. E adesso ci serve veramente un'altra partita così, come quella di prima. Un bel lotto, se riusciamo a prenderlo, sarebbe perfetto. Quindi ragazzi, andiamo in campo contro il Leicester. Un incrocio tra carriera portiere e carriera allenatore. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Arsenal-Leicester. Attendi che questo tira.
Appoggia poi il destro subito. E c'è la parata. Meno male. E andiamo via così a rilancio. Attenzione, ancora il Leicester che attacca. Cos'è tutto questo spazio? Attenzione qua. Prova, palla dentro. Debussy. Mamma mia. Abbiamo rischiato veramente tanto qui. Comunque calcio d'angolo, cerchiamo di uscire. Io ci provo e la blocchiamo noi. Perfetto. Possiamo andare al rilancio per Welbeck. Però attenzione, Drinkwater, palla dentro. Provo ad uscire io con i pugni. Perché così? Perché non l'hai bloccata? Poi attenzione qua, sbaglia tutto il Leicester. E possiamo andare alla rimessa. Camber, la finta. Forza, fai qualcosa. Basta che non la perdi. Il destro. E c'è la parata di Schmeichel. Sarà calcio d'angolo però, all'89esimo. Noi siamo a 6.4 di valutazione. Palla dentro, forse è uno schema. Che bello schema, veramente, bellissimo. Veramente mi è piaciuto. Guardate, pure questo stop che fa ripartire il Leicester. Dai che siamo tutti sbilanciati, ma guardate un po' che cosa dobbiamo andare a rischiare. Attenzione qua, questo va sulla bandierina, ma c'è Monreal che chiude. E finisce qui la partita. Da un calcio d'angolo e una possibile ultima azione siamo passati al contropiede dell'Leicester in 2 secondi. Per 2 errori nostri. Comunque 6.4 la valutazione. Secondo me non è una valutazione che ci farà togliere la forma pessima, perché secondo me ci vorrà tipo 7-8 per togliere quella forma. Infatti siamo ancora in forma pessima. Peccato. Peccato che quella partita spettacolare sia uscita con l'Italia, perché veramente quell'8 in pagella ci avrebbe tolto quella maledetta forma pessima, che ormai è un nostro incubo. Me la sogno di notte la forma pessima. Prossima partita contro il Dortmund. Non siamo in campo, al nostro posto c'è Peter Cech. Questa è quella classifica del girone 6-6-0-0. Perfetto, ormai siamo già quasi qualificati, spero. Io spero veramente di arrivare fino in fondo alla Champions, perché sono sicuro che quando riusciremo a fare una bella partita poi le giocheremo tutte quante. È così. Comunque 2-1 con gol di Pastore e gol di Santi Casorla. Prossima partita ragazzi contro il Chelsea, e siamo in campo finalmente. Questa qui è la classifica. Noi siamo lì al quarto posto a quota 21 punti. Attenti all'Everton che se ne è praticamente andato. Il nostro obiettivo comunque è raggiungere la Champions. Guardate un po' le squadre, 21, 21, 21, 21. Ci sono 4 squadre a 21 punti. E una di queste è proprio il Chelsea. Quindi sarà un piccolo scontro diretto per la Champions. Noi siamo in campo, cerchiamo di fare una bella partita. E quindi ci vediamo in campo. Eccoci qui ragazzi, siamo allo Stamford Bridge. Le squadre stanno per entrare in campo. E inizia adesso Chelsea-Arsenal. Attenzione qua, dentro per William. Di tacco, mamma mia che passaggio che ha fatto William. Comunque palla fuori e possiamo andare al rilancio. Attenzione qua, Hazard. Dentro per Aspiriqueta, il cross dentro, tagliato al volo, Remy. E palla ancora fuori. Ma è un bombardamento questa partita. Attenzione qua, stiamo attenti sulle palle arte. Esco io, provo ad uscire. No, la blocco in 2 tempi. Vai, 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 Donnarumma, bloccala. Sulla linea proprio. Ancora Remy. Attenti, palla dentro. E la porta è ancora in calcio d'angolo. Tutto come prima. Stiamo attenti però. Ragazzi, se la palla è vicina a me, io provo ad uscire. Io ci provo ancora col pugno. Bene così. Bisogna quasi sempre uscire sui calci d'angoli. Perché se avete notato, anche quando giochiamo online, quando si battono i calci d'angoli, la palla va sempre al portiere. Questo perché se usciamo abbiamo buone probabilità. Intanto qua è scatenato Santi Casorla. Palla dentro per chi però? È buona per Mikel, Ivanovic dall'altro lato. È buona per Matic, ma non c'è più tempo. Il Chelsea non prova neanche ad attaccare. L'arbitro fischia. E noi concludiamo con una valutazione di 6.5, con un solo tiro respinto. 0 tiri in porta da parte nostra e 2 tiri per il Chelsea. Veramente brutta partita, non si è visto praticamente niente. E attenzione, perché siamo riusciti a togliere la forma pessima. E questo giorno rimarrà nella storia. Il 6 novembre 2016 è il giorno in cui Donnarumma si tolse la forma pessima. Finalmente. E adesso, secondo il mio ragionamento, le dovrei giocare tutte. Andiamo avanti nel calendario. La prossima partita vediamo un po' contro chi è. È contro il Sunderland. E noi siamo in campo. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, 2 partite di fila non l'avevo mai giocata dall'inizio della carriera, quindi questo significa che ci siamo conquistati il posto da titolare. E attenzione perché dopo la partita contro il Sunderland ci sarà la partita contro il Borussia Dortmund, la partita di Champions, quindi faremo anche il nostro esordio in Champions perché fino ad adesso non abbiamo mai giocato. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, ce l'abbiamo fatta, ci siamo tolti quella forma pessima e abbiamo anche fatto una partita incredibile perché la prima abbiamo veramente sfiorato il 10, perché sono sicuro che se non avessimo subito quel gol di Ibrahimovic nel finale avremmo ottenuto il 10, perché abbiamo fatto anche una parata bellissima un minuto prima del gol, quindi secondo me c'erano buone possibilità di arrivare al 10, l'abbiamo proprio sfiorato. Ma la cosa positiva è che comunque siamo riusciti a portare la forma giocatore su ok. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, cerchiamo di arrivare a 600 like per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video, bella!